Nella giornata del 7 ottobre, la compagnia dei carabinieri di Ivrea, coordinati dalla procura pugliese, ha condotto un'operazione contro il traffico di immigrati clandestini a Torre Canavese. L'operazione ha portato al fermo di 5 cittadini pakistani di età compresa tra i 23 e i 37 anni, accusati di favoreggiamento all'immigrazione clandestina. L'intervento è iniziato intorno alle 12, quando i carabinieri hanno effettuato un accesso presso un'abitazione a Torre Canavese, utilizzata dagli indagati come base operativa per fornire la prima accoglienza agli ospiti, in attesa del loro smistamento in altri paesi europei. All'interno di una stanza in questo appartamento sono stati trovati 25 stranieri provenienti dal Pakistan e dall'India in condizioni igienico-sanitarie precarie. Queste persone erano probabilmente in attesa di essere trasferite in Francia e in Spagna. L'indagine effettuata attraverso le segnalazioni giunte dalla stazione dei carabinieri d'Allier e sviluppata anche con l'analisi delle registrazioni delle telecamere, testimonianze e riconoscimenti fotografici ha rivelato gravi elementi indiziari contro i 5 cittadini pakistani fermati. Gli indagati, agendo in concorso tra loro in vari ruoli, avrebbero facilitato l'ingresso e la permanenza di stranieri clandestini nel territorio italiano. Inoltre, avrebbero organizzato trasporti verso altri paesi europei, mettendo a rischio la vita dei migranti, sottoponendoli a trattamenti inumani e degradanti e utilizzando documenti contraffatti o alterati. I migranti pagavano circa 500 euro ciascuno come compenso per l'organizzazione del viaggio. Il fermo è stato convalidato e 5 indagati si trovano in carcere.